Niccolò Fabi sulle onde funky, che Madonna, che onore! onore per me! Che onore per Sto me! per festeggiare il primo compleanno e volevo festeggiarlo con te, perché chi meglio di te ha saputo mettere insieme Gratificami! le parole, la musica, Di più, esagera, esagera. chi come Chi meglio di te te sa ha fatto una descrivere? somma di piccole cose e l'ha fatta diventare la perfezione, perché da lì siamo partiti per poi. Che palle sta perfezione! Vabbè, ma poter rinunciare alla perfezione è, voglio dire, citando l'artista che io ti devo dire, cito spesso, Mi citi? spessissimo, le frasi Ma non ti delle sei tatuata invece mie canzoni. tu qualcosa? Qualcosa no, qualcosa. Mannaggia, mannaggia. Ne hai visti tanti di tatuaggi di frasi Un po' tue sì. sulla pelle delle persone in questi anni? Incredibile. Impressionante. Incredibile. Sì, fa molto effetto. C'è qualche frase Beh, che costruire credo ricorre? di più di tutte, per l'appunto. Cioè, comunque credo che, visto che stiamo parlando un po' di piccoli consuntivi, effettivamente Sì, di 20 quella. in 20. Ci sarebbe un oggetto anche della discussione, ma quando ci incontri, Nicolò, poi andiamo Questo è a vero, ruota cioè, noi siamo libera. soggetti, non oggetti, loro Bravo, soggetti, loro bravo, oggetti. mannaggia, No, nel vedi? senso che effettivamente forse mi rendo conto che quella canzone, al di là del fatto che il titolo possa essere stato tatuato più volte sulla pelle delle persone, però è un po' forse sì, la canzone di. Credo che adesso le persone identifichino come quella più di riferimento, che possa simboleggiare meglio un po' il linguaggio del cantautore Fabi. Poi non so se sia bello o meno, non sta a me, però devo dire che sì, adesso. Ma è diventata con il tempo, eh? Cioè, Piano a piano, furia di cantarla, furia piano di. piano. E io mi rendo conto che quando uscì era evidente che comunque fosse una canzone che era considerata una bella canzone, però il suo valore lo ha preso piano piano. Forse più le persone mi hanno forse conosciuto anche dopo quella canzone, più forse hanno visto piano piano che quella canzone era proprio la maniera più giusta per raccontare anche forse Sì, me in maniera. te e rivedere magari anche loro, no? Di Sì, no, percorso, certo, no? le due cose Esatto, ovviamente, cioè. vanno di pari passo. E a proposito di canzoni e di citazioni, io inizio subito con una domanda su, non è, visto che si ripassa un po', Sì, no? certo. Il diventi in 20, Sì. col gioco di diventi in 20 è anche un'occasione per riascoltare. Non è che bisogna alzare un po' l'età dei 50 anni, quelli che Devono spegnere spegnere la la televisione. Sì, no, ma televisione. infatti dire che un paio di volte mi è venuto cantando quella canzone di interrompermi dicendo, beh, facciamo sì che alziamola un po' perché sennò Sì, dall'anno prossimo non vale io più. non vado più. Sì, però è non è tu ci devi avere la cura del tempo, Esatto. è stato un po', sì, forse una cesura abbastanza importante in questi 20 anni. Cioè, forse la prima volta quando io ho sentito alla radio, peraltro, quella canzone, che insomma mi stavo avvicinando a quello che avrei voluto sentire di me. Raccontare anche nei primi commenti che venivano fatti a questo punto, non legati ad altre tipologie di considerazioni, ma per carità, poi è cosa inevitabile quando tu sei un giovane artista che ti presenti per la prima volta, hai fatto una canzone, due canzoni, è inevitabile che la versione di te sia parziale. Certo, Poi nel caso mio, in certo. cui la prima canzone Capelli era veramente, aveva dato una visione molto parziale di me, questa cosa qui ovviamente mi ha fatto, come sai, soffrire. E non è a un pochino, perché poi c'erano stati a lasciarti un giorno a Roma, non è che c'erano Come state no, delle cagate, cioè assolutamente. no, No, però beh. in qualche modo, al di là della bellezza della canzone, ho capito che le persone avevano iniziato a parlare di me Ok. anche parlandone dei difetti, però dei difetti miei, non dei difetti di un altro, Chiaro, capito? chiaro. E poi riascoltando le canzoni, perché è chiaro che una raccolta ti dà modo anche di ripensare ai tempi, no? Io c'ero Vabbè, tu nel quando caso tu. specifico, vabbè, l'hai vissuti però anche più direttamente da vicino, quindi ne hai anche probabilmente un ricordo più Ricordo vivo. diverso, mi ricordo l'irruenza e la necessità, ed è molto bello vedere come certe canzoni, come Il giardiniere, voglio dire, che sono tra le più antiche di Sì. questi 20 anni,
perdono irruenza e assomigliano di più a quello che sei tu oggi nell'interpretazione che tu ne dai nuova. Ma sì, diciamo che conoscendomi un po', diciamo che so che comunque il mio approccio al tipo di canzone, quella suonata con la chitarra sul divano tendenzialmente, cioè non parlo del musicista in generale perché poi mi piace suonare tante cose diverse, certo. Ma se devo cantare una cosa con la chitarra sul divano, tendenzialmente a me vengono bene queste cose che ho messo lì nella raccolta, cioè nel senso che in quanto autore qui, di canzoni, sì, qui vabbè, aiuto, nel senso che il linguaggio forse in cui esprimo meglio la sensibilità che ho è quando mi dai una chitarra e poche altre cose e io ti faccio sentire un po' l'emotività che c'è dietro quella, certo, canzone. Certo. Cioè non tanto nel gioco di arrangiamento e di produzione che mi piace in quanto musicista. Infatti come bassista, batterista o tastierista suonerei in qualsiasi tipo di formazione per divertimento, però poi quando devo cantare quelle parole mi rendo conto che la sintesi che è arrivata con la somma di piccole cose, al di là del gusto e al di là delle canzoni stesse, perché non dico che siano canzoni meglio di quelle di prima, ma quello che ne emerge in senso emotivo è proprio perfettamente integrato con me. Noi ce lo siamo detto ed è per questo secondo me che da lì tu hai anche detto, insomma, sono arrivato, no, a un punto in cui poi devo ricominciare e ecco, mi chiedo se ti ha stupito il modo in cui è stato anche mal interpretato quello che tu hai dichiarato, insomma, il fatto di voler ritornare, non di volersi ritirare, ma di voler... Sì, ma sai, non mi ha stupito, visto che da lettore, da cittadino, vedo ogni giorno quanto l'informazione punti perennemente e quasi unicamente sulla straordinarietà, su qualcosa di eclatante, a prescindere dal fatto che sia vero o meno. È evidente che il lettore non è più abituato a leggere un articolo, si ferma evidentemente al titolo, ma tutti noi, anch'io. E questo quindi non mi ha stupito dal punto di vista proprio di osservatore della realtà contemporanea, ovviamente in maniera avvilita quando si tratta di argomenti molto più importanti dell'abbandono alle scene di un cantante, che tutto sommato non incide nell'ecosistema, come invece altre notizie fanno. Oddio, nel mio potrebbe incidere. Sì, senza voler togliere nulla magari al gusto di alcune persone. Non mi ha stupito perché è evidente che il ragionamento è un po' articolato e se tu lo devi riassumere, rischi di riassumerlo dicendo basta, stop, ok? Dove hai la possibilità di spiegarlo, e purtroppo spesso nei titoli dei link questa cosa non può avvenire, secondo me è più comprensibile e anche, credo, spero, condivisibile, cioè il fatto che ti rendi conto che una parte importante della tua vita dedicata al lavoro su un certo tipo di canzone è arrivata alla perfezione alla quale abbiamo imparato, sì, a rinunciare, però è vero che come, sì, forma, ma perfezione, esatto, sì, ci siamo capiti, certo, però rispetto a me, certo, rispetto, certo, a quello che io volevo fare in quel tipo di canzone, a quel tipo di sfumature, io non so, non solo no, non siamo posso anche andare oltre, no, ma no, ti posso dire di più, non voglio andare, sì, oltre, perché vorrei vivere nella mia vita anche un modo di gestire la musica e la creatività che non debba passare necessariamente per il racconto di alcuni anfratti interni che, sì, va, sì, bene così, abbiamo analizzato, l'abbiamo guardato, io quella cosa l'ho girata, sì, da tutti i punti di vista, l'ho spiegato, ho aiutato gli altri anche a vederla, no? Mi sono stato conto, terapeutico per me e per gli altri, ma adesso, esatto, cioè, io però vado... mi rendo conto che è difficile, perché io mi sono reso conto effettivamente che al di là, ti ripeto, del valore che io posso dare a quello che faccio, molte persone mi hanno testimoniato quanto quel tipo di racconto possa essere stato importante nell'accettare alcuni eventi della propria vita o alcune proprie caratteristiche. Perché so
senza presunzione, che su quel tipo di sfumature sono diventato il più forte. È vero. Su quella cosa lì, attenzione, che è una cosa ben precisa, però, e lo vedo negli sguardi delle persone che escono da un concerto con lo sguardo che io vorrei che avessero, cioè di chi ha comunque appena asciugato la lacrimetta, sì. Però sta bene. Sì, sì, certo. E sorride, e non è affranto, è tutto e necessario. Pessimista, no, e ha trovato una sensazione di empatia con l'umanità, che l'umanità non è poi solamente quella che ti distrugge la vita, ma potenzialmente è anche una porzione di persone che te la possono facilitare la vita, perché è incredibile come noi ci possiamo aiutare davvero in quanto esseri umani, volendo. Certo. Ecco, quel piccolo regalo lì io so che di averlo fatto, però non so se sono in grado proprio di prenderla come missione. Dovrei veramente fare il sacerdote, io non so se... Sì, capito? Non so se lo voglio fare. O l'uomo che esalta la spiritualità altrui, certo, se non vogliamo. Io mi piacerebbe regalarmi. Continuare a fare il musicista. Regalarmi una parentesi in cui sì, di gioco. Certo. Perché comunque jouer, to play. Sì, in English, quello, to capito? Play è anche giocare. Sì. Non solo fare quell'altra cosa meravigliosa che, attenzione, è molto più gratificante di fare musica. Certo. Perché due considerazioni, veloci, Nicolò. Sì, scusa, io adoro, io sarei qua 7 ore che poi mi cacciano e non vorrei mai. No, due considerazioni su questo però, una su questo. In una somma di piccole cose c'era anche Facciamo Finta, che fortunatamente hai riportato anche in questo di 20 in 20, perché mi piace dire che tu sei arrivato appunto alla tua composizione, alla forma che cercavi forse da 20 anni in quest'ultimo disco, e non c'è stato bisogno di far finta che chi faceva successo se lo meritava, perché dobbiamo dire, Nicolò, che forse è stato l'anno anche del tour maggiormente seguito in tutte le date, doppia Milano, doppio tutto, insomma, per cui guarda quanto l'onestà a volte onestà forse è la definizione più giusta, però. Sì, non lo so, perché è più complicato semplicemente dell'onestà, perché l'onestà in sé non basta, ovviamente, no? Cioè l'onestà diventa artisticamente convincente nel momento in cui si sposa con quel linguaggio che non solo è onesto, ma che tu sei in grado di fare bene. Ok. Perché se onestamente voglio fare una cosa che però mi viene meno bene, sono onesto, però non è detto che io sia convincente. Certo. Io sono arrivato per fortuna a trovare un modo per far sì che l'essere più naturale possibile in me corrisponda anche alla cosa che so fare meglio, cioè che mi viene bene. Perché la cosa incredibile dell'ultima tournée è che le canzoni dell'ultimo disco venivano accolte proprio come quello, per il motivo quasi per cui erano venute al concerto. Poi ovviamente poi quando facevo quelle vecchie erano felicissimi, però di solito sappiamo benissimo che, soprattutto per un cantautore, ma mettiti tutti i nomi possibili dei cantautori, il pubblico va lì per sentire le canzoni dei primi 10 anni del suo repertorio. Sì, se tu gliele togli, prendi qualsiasi cantautore sì. Togli tutti i primi dischi, i primi 10 anni di... il pubblico fa più fatica, segue, come scellerato magari mettere tutte le nuove canzoni, no, tutte all'inizio. Invece mi rendo conto che nel mio caso, ed è la mia grandissima fortuna, le cose che a me viene più naturale fare adesso, che sono più contemporanee con me, sono anche le cose che le persone amano di più. Poi ti ripeto, quando parte Lasciarsi un giorno a Roma e tutti si alzano in piedi, non sto dicendo che la sopportano. Assolutamente, però il cuore è un'altra. La parte più bella, secondo me, del concerto nostro, l'ultimo, era tutta la parte legata alle ultime cose.